Frosinone sei tu è lo slogan scelto per la nuova campagna di sensibilizzazione ambientale della città di Frosinone. La sala consiliare ha ospitato la conferenza stampa di presentazione. Allora, l'amministrazione comunale di Frosinone ha fatto questa campagna di sensibilizzazione perché già abbiamo un 71,64% di differenziata, che è un dato importante, siamo tra i primi 10 capoluoghi d'Italia, però se uno va a guardare c'è ancora un 30% di gente che ancora non fa differenziato, oppure la fa male, oppure il raccolto è indifferenziato. Noi vogliamo andare proprio a interagire su quello, quindi aumentare quella che è la coscienza dei cittadini verso la raccolta differenziata, perché fare raccolta differenziata significa innescare un percorso virtuoso di riciclo di quelli che sono i materiali, perché poi la nostra terra e il nostro ambiente più di questo non ne produce, quindi bisogna salvaguardare l'ambiente, ma poi anche per motivi di carattere economico, perché più aumenta la differenziata e più si abbassa quella che è la bolletta della Tari. Quindi questa azione di sensibilizzazione forte verso il non abbandono dei rifiuti sulle strade, verso un migliore utilizzo di quelli che sono i cestini della raccolta urbana, per anche un pacchetto di sigarette, per una bottiglia di una bevanda di vetro, che insomma deve essere posta all'interno del giusto contenitore. Quindi quello che noi vogliamo con questa campagna è alzare il livello di sensibilità di quelli che sono i nostri concittadini verso questi atteggiamenti che sono poco virtuosi, per innescare quelli che sono dei meccanismi che vanno nell'interesse di tutti, non solamente economico ma anche e soprattutto dell'ambiente. Oggi è una giornata importante, di fondamentale importanza, perché abbiamo messo il cittadino al primo posto. Frosinone sei tu, recita lo slogan per quanto riguarda una campagna differenziata da svolgere in piena regola, perché è vero che abbiamo delle ottime percentuali, ma bisogna anche mantenerle. Non è possibile girare per la città di incontrare ancora spazi pieni di buste delle immondizie, perché qualche cittadino poco attento pensa di gettarla a terra e non fare la raccolta differenziata. Andiamo a coinvolgere i ragazzi delle scuole fino alle persone più anziane, proprio perché crediamo che una città pulita, Frosinone pulita, sia un esempio per tutti e sia meritevole per i cittadini di Frosinone. La nuova campagna prevede, oltre ad una serie di manifesti collocati sulle strade cittadine, la distribuzione di materiali informativi per utenze domestiche e non domestiche, animazione territoriale con punti informativi e iniziative di educazione ambientale nelle scuole con il progetto Educational Goal, obiettivo coinvolgere i cittadini di tutte le fasce di età e rendere Frosinone più bella, più pulita e più vivibile. L'obiettivo è stato chiaramente lanciato dal sindaco e dall'amministrazione, che è quello appunto di raggiungere un po' tutte le fasce della città di Frosinone, di età e di tipologia pure di attività, in sostanza, sia il semplice cittadino che le attività commerciali, che insieme fanno parte tutte del territorio, e l'impegno deve essere profuso un po' da tutti, e in particolare da quelle persone che hanno magari o perso o non ancora interiorizzato al 100% quello che sono le corrette pratiche di una differenziata. Questo tutto a vantaggio dell'amministrazione dal punto di vista pure economico, e del cittadino poi si traduce in questo, perché una maggiore differenziata abbassa i costi del servizio e quindi si può abbassare anche la tassa sui rifiuti. Questi sono gli aspetti, diciamo, un po' di convenienza del cittadino dal punto di vista economico, che oggi, come sono i periodi, sono sempre importanti, e poi la qualità della vita, che non è da prendere sottotono, perché passeggiare per una città pulita, abitando anche io a Frosinone, sono, come dire, onorato di riuscire a fare un servizio quanto il più possibile diciamo eccellente per la città. A volte sento la pecca pure io, come l'ha annunciato prima il sindaco, di vedere sporco la bottiglia, rifiuto abbandonato, quando ci sono a disposizione tutte le diciamo gli aiuti possibili per poter fare una differenziata corretta, per non abbandonare il rifiuto per strada e per mantenere un decoro che è di tutti poi alla fine. Questi sono i concetti fondamentali già espressi prima.